Buongiorno, spazio dedicato all'informazione del mattino. Oggi è martedì 11 febbraio. Un uomo è stato bloccato e denunciato ieri all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Sciacca per porto ingiustificato di arma da taglio. Si tratta di un sessantenne di Salaparuta che aveva addosso un grosso taglierino di genere vietato. Dal controllo con il metal detector eseguito dalle guardie giurate che operano all'ingresso della struttura giudiziaria è emersa la presenza all'interno di una borsa del taglierino. A quel punto c'è stato l'intervento dei carabinieri che hanno portato l'uomo in caserma e fatto scattare la denuncia. La mozione di sfiducia può considerarsi decaduta, lo scrive il segretario comunale Alessandro Laspina al presidente del Consiglio Comunale di Sciacca, Pasquale Montalbano. Il presidente ha trasmesso la nota ai consiglieri comunali. La comunicazione del segretario riporta quel parere ormai noto a tutti del Ministero dell'Interno che riguarda un caso in un comune non siciliano del 15 gennaio 2004. Bisogna comprendere se quel parere del Ministero è applicabile anche in Sicilia. Sarà presentata oggi pomeriggio la neonata associazione Sciacca Terme Rinasce, costituita da cittadini professionisti, uomini e donne impegnati in varie attività imprenditoriali e del lavoro. Alla conferenza stampa sarà presente il chirurgo Carmelo Sciumè, che è presidente di questa associazione, una realtà che intende ovviamente occuparsi di politica e che si prepara ad affrontare le prossime elezioni amministrative. Tra i fondatori Michele Ferrara e Alfredo Ambrosetti. Potenziati i controlli contro il coronavirus all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Dopo l'attività di screening della temperatura corporea per passeggeri in arrivo con i voli internazionali avviate nei giorni scorsi, da ieri sera a Punta Raisi i tecnici del Ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana hanno esteso gli accertamenti anche ai passeggeri dei voli nazionali provenienti da Roma. Come da prassi vengono utilizzati i termometri laser, mentre sono state avviate le procedure per l'acquisto di termoscanner. Torniamo a Sciacca. Ieri è stata conferita dal sindaco di Palermo Leo Luca Orlando la cittadinanza onoraria del comune di Palermo al comandante del motopesca saccense Carlo Giarratano e agli uomini dell'equipaggio. Si tratta del natante che lo scorso mese di luglio ha soccorso in acque internazionali un gommone con a carico una cinquantina di immigrati, tra cui tanti bambini partiti dalla Libia. Anche la cittadinanza onoraria di Palermo, al pari dei precedenti riconoscimenti, è stata conferita al comandante del motopesca e agli uomini dell'equipaggio per il grande gesto di umanità compiuto in quell'occasione. La Futuris, società che gestisce l'organizzazione e l'erogazione dei servizi relativi alla manifestazione del Carnevale di Sciacca, ha diramato ieri il proprio regolamento che disciplina il ticket. Tra le altre cose c'è anche l'introduzione di un biglietto temporaneo. In caso di particolari esigenze, per accedere all'interno del perimetro chiuso del circuito, sarà messo a disposizione un pass temporaneo della durata di 2 ore. E c'è un'altra novità: l'Avis Sciacca ha deciso di donare biglietti d'ingresso per tutti i giorni della festa a chiunque scelga di fare una donazione di sangue. È tutto per questa mattina, grazie, appuntamento a più tardi per le altre notizie e gli aggiornamenti.